Ok, meglio che non ci metto io le mani vicino al piano. L'ospite di oggi, come avrete potuto capire, è un pianista, Francesco Marziani. You know he's a cat's life, it can be a ton life, but nobody seen me cry. Wake up in the morning, heaven serve the copy, my new CD has no fans. When I keep my heart on play, nobody can get me down. I say no down. Ragazzi, buongiorno. Vieni, qui siamo a Cattataville. Io suono il piano da quando avevo 4 anni e mezzo, quindi sì, insomma è stato un po' un caso, però in qualche modo diciamo che poi c'è stato un attimo un ricongiungimento, perché io ho scelto il piano, però, cioè nel senso ho suonato il piano da piccolo, però non è che ne capissi nulla di niente, né di jazz, né di, cioè studiavo il piano come lo studiavano i bambini. Poi feci il quinto anno di pianoforte e poi insomma, ho chiuso il pianoforte e mi sono laureato in giurisprudenza, quindi per me era finita lì, insomma, voglio dire, 20 anni, così, insomma. Mentre però mi laureavo, poi ascoltando il jazz, ascoltando le cose, ecco, questa cosa ha catturato la mia attenzione in maniera particolare, perché a me piace tutta la musica. Infatti poi comunque sono laureato, oggi si dice così, insomma, in musica classica che insomma, che amo tanto, in musica jazz, ma suono anche altro. Però è quello che mi ha riportato, che mi ha portato a fare il musicista è stato il jazz, senz'altro. Più che studiare mi piaceva sempre suonare a orecchio, no? Perché avevo questo orecchio così sviluppato. Già da piccolino, io sentivo le canzoni, le suonavo. Quindi probabilmente quella facilità uditiva è come se ti portasse a non leggere la musica, perché è troppo difficile rispetto a quanto è facile suonarla. Ti impigrisce un po', sì, quindi poi mi sono dovuto molto forzare poi in età adulta, cioè comprendendo l'importanza di quella cosa, e l'ho fatta. Il 2008 in effetti è stato un anno pazzesco, perché io quell'anno fui l'assistente di Kenny Barron, che faceva i seminari a Tuscia in Jazz, a Soriano nel Cimino, e qualche volta in via del tutto informale ad alcuni, diciamo, concerti quotidiani che si tenevano così in quella zona, no? A Tuscia in Jazz, diciamo, lo sostituivo, cioè nel senso suonavo al posto suo in delle, insomma, in delle piccole cose, no? Kenny Barron è stato uno dei riferimenti più forti, soprattutto dei pianisti tra virgolette moderni, anche se legati alla tradizione. E in quella rassegna io registrai un disco live con Sean Monteiro. Con Sean Monteiro è al Castello di Nepi, proprio in un live, quindi immagina, cioè, proprio la tensione, perché quello che suonavi, quello andava. E infatti ci sta con tutti gli errori, le cose, no? Perché poi lei c'aveva questo librone di arrangiamenti scritti dal suo arrangiatore, ti chiamava il numero e tu suonavi, insomma. Il premio Massimo Urbani io l'ho vinto a giugno, però il disco l'ho fatto in autunno. E poi tornai a casa, feci tutta sta rassegna estiva di concerti, sempre con quella formazione con cui ho suonato per un periodo tanto, cioè con Massimo Morricone e Massimo Manzi, che vabbè, sono due persone fantastiche. E loro avevano quella cosa, nonostante io fossi molto intimorito, no? Parliamo di 12 anni fa, no? E comunque loro mi hanno sempre trattato da loro pari, tranquillamente, proprio. Per me quando faccio i concerti in solo piano è una fatica immensa, cioè è una fatica veramente grande, perché non ti puoi distrarre neanche un secondo, cioè a volte, questo nemmeno in formazione, però a volte ci sono dei momenti in cui si va un attimino più in automatico e si riprendono un secondo le forze, no? Anche mentali e fisiche. Invece il solo piano è di una fisicità pazzesca, perché non ti puoi permettere di far calare la tensione, perché da quello dipende la riuscita o meno del concerto. Anche quando sembra che la tensione cala perché fai un brano più lento, in realtà il controllo deve essere sempre massimo, perché dipende tutto quanto 100% da te. Quando ho dato il titolo a questo disco, Change My Life, quando l'ho pensato, non pensavo che poi succedesse tutto sto casino, quindi non è colpa mia. E però
Questo disco io ho finito di registrarlo, cioè in sala noi siamo usciti il 9 marzo, dalla sala siamo usciti il 9 marzo sera, la sera prima del lockdown, cioè se fosse stato un giorno, per un giorno di differenza noi non lo finivamo sto disco. Era un periodo invece della mia vita in cui ho portato a termine invece delle cose che avevo lasciato in sospeso appunto da bambino e che però non erano nemmeno necessarie, ma che mi premeva a portare a termine più che altro proprio per un fattore interno, insomma. Quindi avevo, insomma, conseguito questo titolo in musica classica e questa esperienza comunque in qualche modo mi ha cambiato e molto, perché fare musica classica con dignità e a un certo livello, ho fatto anche dei concerti di musica classica, cosa che veramente non mi sarei mai sognato, no? Da jazzista, sai, abbiamo sempre paura gli uni degli altri. Io volevo conoscere queste cose a fondo, perché il pianismo è importante affrontarlo dalle radici e poi è importante portarlo avanti. Quindi questa cosa per me era così importante che veramente mi ha cambiato dal punto di vista interiore. E per cui questo Changing My Life è perché comunque con quella data, con quel periodo, mettevo fine veramente a una fase importante ed è come se veramente in quel momento avessi acquisito anche quella personalità artistica e quindi posso dire che sentivo di dover cominciare a dare qualcosa anche artisticamente, a prendermi delle responsabilità, anche sbagliando poi si cresce e la crescita umana che ti porta all'acquisizione di una certa sicurezza, di un certo peso e anche di una certa serenità nel rapporto con te stesso, con gli altri, con la musica, con gli altri musicisti. Questa cosa ti consente di affrontare diversamente, cioè meglio, sia il palco, perché affrontare il palco è una cosa che non è intanto da tutti e poi è una cosa che è importante, che è veramente importante, perché non sempre la preparazione equivale con la resa artistica del palco, cioè con la comunicazione che diamo sul palco. Probabilmente la crescita umana ti fa da un lato capire dove devi lavorare musicalmente e dall'altro come comunicare delle cose, perché questa è la funzione dell'artista. Di cosa si compone questo libro? E come penso io all'improvvisazione? Quindi, siccome questa, diciamo, che è un po' forse se mi dicono cosa sai fare meglio nella vita, so improvvisare jazz, ok? Poi ci sono tanti che lo fanno meglio di me, però io questa è una delle cose che so fare meglio. Per cui, prevalentemente, parlando di linguaggio bebop e hard bop e anche qualcosa dopo, però quel linguaggio lì, che è quello lì che forma proprio i jazzisti, ho scritto proprio dei soli sugli standard alcuni degli standard più famosi, per dire con frasi musicali come la pensavo io su questa cosa, e soprattutto l'ho fatto senza il pianoforte avanti, perché se avessi avuto lo strumento avanti sarei ricaduto in un'abitudine manuale che vizia un po' l'immaginazione. Invece, siccome questa cosa non voleva essere solo per pianisti, ma appunto per un po' tutti gli strumentisti, non volevo che fosse vincolata dalle diteggiature del piano, da una facilità manuale sul pianoforte. Questa è una cosa che mi ha insegnato Steve Grossman e Barry Harris e Dario De Idda. Dario mi diceva: canta quando fai gli assoli, no? Perché dice, tu suoni tante cose belle, però canta, perché sono più musica, cioè è più creativo così. Perché? Perché se io canto, dopo la mano si deve adeguare alla mia mente, per cui non è la mente che si adegua sempre alla meccanica. Secondo me, appunto, questo è un modo per creare uno spunto che non sia sempre lo studio meccanico e schematico, che io consiglio sempre, perché ovviamente poi quando studio, quando faccio lezione, quando insegno, sono sempre ovviamente molto schematico nell'insegnare il linguaggio.
come appunto diceva Barry Harris, learn the rule and then break the rule. Impara le regole, poi rompi le regole. Io spero, cioè penso quello che si augurano un po' tutti i musicisti. Non è che noi siamo delle pop star, nel senso che non ci interessa essere miliardari oppure fare un successo grandissimo. A me quello che veramente mi interessa molto è provare quell'adrenalina di palco che riesco ad avere intanto quando accompagno degli artisti che hanno tanta energia. Quindi questa cosa forse per primo l'ho provata suonando con Giovanni Amato, perché Giovanni è uno di quei musicisti che sul palco sembra che ti porti in un'altra dimensione, fuori dallo spazio-tempo. Stessa cosa, ho avuto la fortuna quest'estate di fare vari concerti con Walter. Walter Ricci è pazzesco. Ho avuto la fortuna di suonare anche con vari musicisti americani. Però forse noi siamo anche abituati a, non a sopravvalutare, ma a pensare che poi la verità sia soltanto dai musicisti americani. Invece io, per esempio, questa emozione così forte l'ho avuta con questi due musicisti qua. Perché il musicista di jazz è associato alla figura del gatto? Guarda, su questa cosa mi coglie un po' impreparato, ma forse perché il gatto, ecco, ci sto pensando adesso, quindi io penso che l'ho scoperto quando, appunto, cioè, vedi, poi mi dimentico a volte alcune collaborazioni, con John Kinney, sono un trombettista... un trombettista americano, scrisse sotto un video mio, diceva Cat, mi definiva così, forse perché gli improvvisatori, cioè capito, cadono sempre con le zampe, cioè, perché capito, il gatto riesce sempre un po' a, capito, cadi sempre con i piedi per terra, quindi ti ringraziamo ancora una volta per aver accolto il nostro invito e adesso ovviamente ci facciamo le note, e certo, siamo anche i tre.
Thank you.